Bentornati sul nostro canale. Cosa fa Simona? Ma cosa fa Simona? Bene amici, vabbè dai, prima di lasciarvi il tutorial. Che regalo mi prendi? Ah, ma che palle! Che pizza mi porto! Mi fa uscire tutte! Mi fa. Murmuricolo! Vabbè, comunque, salutiamo, dai, hai scritto tu, quindi io... Dai, prova a leggere. Salutiamo Ale Sensi. Ciao! Mercurio... No, cos'è scritto, dai, arrivo, dai. Mercurio puntuliero. Ciao! Ok, sì. Poi... Ho leggio bene. Barbie Fashion. Ciao! Dove sto salutando il cielo? Dai, come cavolo scrivi? Alessia Cangiano. Alessia Ciao. Cangiano. Ciao, aspetta, devo decifrare quello che lei scrive, perché scrive, non vi dico. Tamara Esposto. Ciao. Ciao, domani ti facciamo salutare da Nicola, adesso è suo adesso... È tardi. Va bene, amici, vi lasciamo al tutorial. Cosa mi regali? Cosa mi regali? Vi lasciamo a questo tutorial, spero che vi piaccia. Cade. Lasciamo il tutorial, niente, lasciamo. Ciao ragazzi, ci vediamo domani. Ora, oggi andremo a fare il pandoro, sono lontanissima. Ciao. Dai. Allora, facciamo. Tutto del pandoro, cioè questo, io l'ho già fatto, però non l'ho colorato, perché... Come sempre. Perché sì. Come sempre. Allora, ci vuole... Occorrente. Ci vuole il dash. Che sarebbe l'occorrente. Sì. Poi. Vabbè, io uso questo. I cutter. Però... Taglierini. Cutter. Si possono usare anche... Stuzzicadenti, sì. Coltelli in plastica, tutto quello che avete a casa. Questo, la pallina di carta stagnola. Che sta correndo su? Vabbè, tutti gli attrezzi, no? Quello che avete in casa. Ecco. Procediamo, dai. Procedi, prova, aspetta. Una pallina. E poi andremo a pettire così. Donna, ma Simona, che mano c'hai? È il gatto. Andremo a pettire così, per così da questa parte, no? Capito? Sì, tu? Da un lato, sì. Ecco. Sopra deve essere più piccolino e il sotto un po' più aiuto. Grande. Tieni la carta. Dovrebbe venire così. Adesso lo sistemo e facciamo, come si dice? Questi. Sì. Questi come vai? Su. Un attimo. Ok, va bene? Ok. Così. Ok. Adesso andremo a fare questi tagli. I tagli per togliere l'eccesso che c'è. Sì. Del pandoro, dai! Io lo faccio con il... come si chiama? Kite! Ok. Prendo prima le misure. Ok. Queste è quello che dovremmo tagliare. Facciamo un tipo triangolino. Aspetta, mi stai flashando, non c'è più niente. Se è buio. Allora. Ancora. Sì. Ah. Non lo vedo. Non ci vede, ragazzi.
E questo grande dovremmo toglierlo via. Gioca la battaglia, quello là che ha scaricato Baba. Invece questo piccolo che sto facendo adesso è quello che deve restare, così. Questo piccolo e questo. E quello grande poi lo andremo a togliere. Ok, dai, fai tutto così. Uno piccolo e uno grande, uno piccolo e uno grande. Una volta fatti tutti, vedete? Uno piccolo, uno grande, uno piccolo, uno grande. Andremo a togliere la parte grande. Sempre con il cutter. Lo bagno un po'. Occhio, okay, ragazzi. Lascialo bagnato. Se no è troppo bagnato. Ok. Togliamo la parte grande. Così. Così mi taglio il dito. E attenzione, Simona, Non fare questi lavori. Non faccio, Non fino alla fine, ragazzi, perché deve venire il panciotto sotto, vedete? Il pezzo sotto? Sì. Il fondo del panettone. Deve venire così, dobbiamo togliere tutte le parti grandi, si vede? Sì. Sì. Così, adesso tolgo anche qui. Lo sistemo un po'. Non fare questi lavori, Simo? Come faccio? Così devi fare. Lo sta facendo la mamma. Vediamo se ho capito come fare. Sì, scavate tutto qua. L'ho fatto un po' più grande di questo, perché secondo me l'ho fatto troppo basso, nel senso... L'ho fatto un po' più basso. L'ho fatto un po' più alto questo. Ah, tu fai in questo modo? Non so se si fa prima, no? Tac! Che grande! Cos'è? Guarda che grosso! Hai visto? Bello, Tac, così ragazzi, guarda, ho beccato come fare, guarda. La tattica migliore, vabbè, dai! La tattica migliore questa. Vabbè, dai, anche la mia. Guarda, che poi questa potrebbe essere la fetta di panettone quando la tagli. Vero, invece io... Guarda le mie fette. Erano le briciole. Questa però non è una fetta, Guarda qui. Dai, questa è una fetta. Un palo ai bar, Simo. Dici che potrebbe essere una fetta, però questa non è una fetta, Aia! Dai, dopo la giusti, non rompere i bar. Zacchi. Cos'è, la proboscite? Senti, Simone, Ci sono migliaia di bestie, migliaia, rivelate, del gioco. Saluta! Ok, guardate. Adesso sto sistemando quello che ha fatto Simona. Dai, su! Simo, mi dai, lo sistemavo, guarda. Simo, mi viene la chitarra. Vedete? Ora, l'hai schiacciato! Sistema! Ora andrete a schiacciare leggermente sopra, perché il panettone sopra è un po' schiacciato. Ok, dopo prendiamo gli attrezzini vari, quello che avete con l'asa, e andremo a sistemarlo dentro, a lisciarlo tutto così, lo liscerete tutto. Mamma mia, che grosso. Ok, vedete, unite questi qua, schiacciate, vedete, tutto così. Dovete un attimino modellarlo comunque sia a vostro piacimento. Non è brutto. Ma non è vero niente. Ci singhiozzo. C'è qualcuno che mi pensa. Le banali differenze. Io non l'ho sistemato dentro. Ok, ora andiamo a colorarlo. Vado a prenderli. Sei tutta sfocata. Allora sono. Ma tocca il cazzo. Boh, vabbè. Io sono stata per ti ho messo l'unicorno. Userò l'acra juala. Andiamo a pitturare. Yeah. Fare la fetta dalle fette che abbiamo tagliato con la carta stagnola in due parti, la punzecchiate solo in due parti, perché questo è l'interno e qua è la crosticina. Ok. Una volta colorato col giallo ocra, andremo a un goccino di marrone quella, giusto per dargli quel senso di
bruciacchiato. Brucia che ti batte. Ma neanche. Ma io lo lascerò così. Ma è troppo giallo, dai! Dai! È troppo giallo! Aspetta, devo far vedere una cosa. Giallo. Pandoro. Cos'è, mamma? Il televisore. Sto finendo. Questo qua è il bordo che ho attaccato. Com'è? Bello. Comunque, ascoltate a me. Lasciatelo così. No, no! Allora, per... lo zucchero a velo che mettete sopra. Aspetta che andate a fare la polvere. Staffetta è di colorarla. Allora, Simo. Prendete il gessetto bianco. Io no, so. Anche la matita bianca va bene. Va bene anche la matita bianca, però vabbè, io prendo il gessetto. Va bene anche la matita bianca comunque. Con la Vinavil. Vinavil. Perché io uso il gessetto e deve incollare su. Io poi devo usarla la Vinavil per fare okay. Il lucido. Io metto, vado a col ditino vado a metterle. Voglio fare vedere una cosa. Ah sì, vieni. Vado a metterlo sul. Guardate lo squishy, la faccina di WhatsApp. Zap, zap. Dai Simo. E Simona ha... Ok. Non si dice. Allora, dopo con Simona, il gessetto... No, basta. Simona ha preso lo squishy. Io vado a grattare sopra. Non si dice, se guarda il video. Aspetta che sono alla mano. Vado a grattugiarlo sopra. Così si incolla. Così. E quello della sua bica profuma anche la fragola e il blu al castagno, mi sa. Insomma ragazzi, tutto così. Sì, il panettone e il panettone, il pandoro è fatto con le fettine. Intanto colorato anche l'altro panettone. Pandoro, che cavolo, su panettone. Le altre fette del pandoro. Miei amici, se questo video vi è piaciuto, yeah! iscrivetevi al canale, yeah yeah yeah, yeah yeah, basta. Da tre giorni è Natale e io non mango un regalo sotto l'albero. Oggi andiamo a prendere un regalo. Non te lo dico perché lo rivedi il video e lo senti. No, no, non lo vedo, dai, dillo. No, non lo dico. Lo io. Ma guarda che il regalo non è così lungo, L'ho detto 3 ore fa, l'ho detto. Vabbè, comunque, ragazzi. Cosa ha detto? Non glielo dite? Cosa ha detto? Scrivete su Instagram. Squilla il telefono! Non voglio niente, non voglio fast web, non voglio niente. Niente, niente. Vabbè, ciao ragazzi, ciao.